Allora, buonasera a tutti, sono Roberto Bombuffetti, sono il revisore del Laboratorio Scienze. Ho il piacere di poter presentare il professor Battiston, è stato già nostro ospite, mi pare, nel 2016, nel 2017, nonostante la giovanissima età, vanta un curriculum notevole accademico e anche internazionale. E devo dire che prima di cedergli la parola sulla sua interessantissima relazione sulla responsabilità di essere in rete, volevo leggere semplicemente un'informativa che ritengo importante anche in ordine alla relazione stessa. Infatti informiamo che in occasione della festa di scienza e di filosofia è uscito proprio il libro del professor Battiston, presidente dell'ASI e referente scientifico di festa di scienza e di filosofia. Il libro si intitola La meccanica quantistica spiegata a chi non ne sa nulla, quindi anche a me, immagino. Pubblicato da Castelvecchi Editore nella collana Irruzioni. Il libro è tratto dalla conferenza che il professor Battiston ha tenuto con lo stesso titolo nell'ambito della festa di scienza e di filosofia. Il libro sarà presentato domenica 29 aprile alle 11.30 presso lo Spazio Libri, Taverna di Rione Ammanniti, Palazzo Brunetti Candiotti. Il libro sarà presentato dal professor Silvano Tagliagambe. Sarà presente il professor Roberto Battiston. Consentitemi un secondo per un piccolo accenno pubblicitario, anche gli sponsor devono avere la loro piccola soddisfazione. L'acqua minerale per i relatori è fornita dalle fonti di Sassovivo, una storica acqua di Foligno che sgorga dalla grotta dell'Orso nel parco delle fonti di Sassovivo. Quindi cedo la parola al professor Battiston e lo saluto. Grazie mille. A scanso di equivoci, se qualcuno venisse la malata idea di farmi domande di fisica quantistica, l'autore del libro è nel pubblico e potete farlo con lui. Allora, io invece mi chiamo Pietro Battiston e sono un ricercatore di economia all'Università Bicocca di Milano. Vi ringrazio per essere qui a fare da cavie, perché quello che vado a esporre è un libro di cui sto finendo la scrittura e quindi se vedrò troppe facce che mi guardano male, butterò via il manoscritto e ci rinuncerò, speriamo di no. Questo libro, il tema di questo libro è quello che vi vado a mostrare, e vabbè, cominciamo. Cominciamo con una domanda che apparentemente non c'entra nulla con l'argomento del libro, però ci serve assolutamente per mettere le basi di questa chiacchierata. La domanda è: quanto costa fare un giro di Foligno in macchina, un giro proprio attorno a Foligno? La domanda sembra non entrarci nulla con le reti, sembra anche piuttosto stupida. Allora, questo è Foligno, purtroppo non si vede granché, ma più o meno ce l'avrete presente. Quindi supponiamo che io con la mia macchina disegnata malissimo voglia fare un giro appunto dei viali, sperando di non aver preso sensi vietati, non la conosco abbastanza. E quindi ci chiediamo appunto quali sono i costi. Non mi interessa andare a misurare l'euro o il centesimo, mi interessa una lista però completa di costi con cui potrei fare una stima vera e propria. Allora, ovviamente il costo principale è la benzina, d'accordo? Sono 20 minuti, circa 6-7 chilometri, il costo principale sarà senza dubbio quel po' di benzina che dovrò spendere. Però non è tutto, nel senso che c'è anche l'usura della mia macchina, in particolare le gomme avranno un pochettino di usura, avranno un pochettino di usura i freni, magari si sporcherà un po', dovrò pulirla, quindi sono costi piccoli, ma che per esempio quando si va a calcolare i costi di viaggi più lunghi si considerano, quindi è importante tenerli presente. Poi ci sono i rischi. Qui c'è un cerotto che non si vede assolutamente. Comunque i rischi possono essere sia alla macchina, nel senso che io posso sempre fare un incidente, spalmare la mia macchina contro un palo e perdere tutto il suo valore, oppure posso fare male a me stesso, posso addirittura uccidermi, a seconda di quanto guido male o quanto avevo bevuto. E ora direte voi, ma la probabilità che questo succeda è piccolissima. Di solito facendo il giro di Foligno non mi faccio assolutamente male. D'accordo, però se mi faccio male mi posso fare anche molto male, quindi se devo calcolare il costo di fare il giro di Foligno in macchina, mettiamoci anche questo piccolo costo che gli assicuratori, per esempio, come mestiere calcolano, noi no, però c'è. E poi c'è la voglia, magari in realtà io non so, faccio questo giro per scommessa, ma preferivo stare a guardare la televisione sul divano, e però devo farlo e magari direi a un mio amico: guarda, ti darei 5 euro per andare al posto mio. Bene, quei 5 euro sono evidentemente il costo che per me ha guidare questa macchina in giro per Foligno.
Questi probabilmente sono più o meno tutti i costi per me. Però ci sono degli altri costi che non ricadono su di me, ma che a noi economisti interessano moltissimo, forse interessano quasi più di questi costi, e sono i costi che ricadono su altre persone. Per esempio, farò del rumore con il mio motore girando per Foligno e magari questo rumore dà fastidio a passanti, a persone che vivono lungo la strada. Causerò un pochettino di traffico, chiaramente una macchina causa poco traffico, però aumenta un pochettino il traffico che alla fine rallenta tutti, fa perdere tempo a tutti, è un costo anche quello. Poi c'è l'usura, per esempio, della strada che io non calcolo perché non è usura della macchina, però comunque è un pochettino di consumerò un po' l'asfalto, quindi prima o poi il comune di Foligno dovrà rifare la pavimentazione o perlomeno la pavimentazione sarà un po' peggiore finché non sarà rifatta, anche per causa mia. E poi c'è il rischio alle altre macchine. Io ho detto posso fare un incidente e farmi del male, posso anche fare un incidente contro altre macchine o altre proprietà e fare del male ad altre persone, quindi allo stesso modo in cui calcolavo il rischio per me c'è il rischio per gli altri. E finalmente c'è l'inquinamento, quella è una molecola di anidride carbonica che è diciamo il più famoso tipo di inquinamento che producono le nostre automobili, ma è uno solo dei casi. Comunque anche questo è un danno per altre persone, per quelle che respirano l'aria inquinata, per il cambiamento climatico, tutto questo. Questi sono costi che non pago io, pagano altre persone, e li chiamiamo in economia esternalità. Ah, due cose importanti da chiarire. La prima è, ho detto che non li pago, non è proprio vero, magari il rumore dà fastidio anche a me, il traffico lo subisco anche io, l'usura se sono un cittadino di Foligno la ripagherò anche io, eccetera eccetera. Il punto è che non riguardano solo me, allora io magari non li considero nella loro interezza di costi. Io non considererò il fatto che la strada si danneggia perché io la danneggio così poco che non mi interessa, però tutti insieme la danneggiamo molto ed è un danno che va ad altre persone. Allo stesso modo l'inquinamento della mia macchina è vero che dà fastidio anche a me, ma è una parte così piccola che ce ne possiamo anche disinteressare. Il problema è tutto l'inquinamento che io non calcolo ma che danneggia gli altri, e queste sono le esternalità. Dicevo che le esternalità per un economista sono importantissime, si distinguono da sono caratterizzate non solo dal fatto che io faccio danni o benefici a qualcun altro, ma che li faccio senza volerlo. Per esempio, se io vado a comprare un panino in un alimentari, pago 5 euro e prendo il panino, chiaramente al negoziante fa piacere aver guadagnato quei 5 euro, ma non è un'esternalità. Io sono andato lì esattamente per quel motivo, il paninaro mi ha venduto il panino esattamente per quel motivo, esattamente quello che cercavamo da quella transazione, non è un'esternalità. È un'esternalità quando è un effetto indesiderato o comunque non meditato, quando io cerco di fare una cosa e ne faccio un'altra incidentalmente. E le esternalità sono importantissime, come adesso vedremo. Le esternalità tipicamente sono modi in cui cambiamo il benessere di persone vicino a noi o comunque in contatto con noi, non sempre, ma di solito sì. Per esempio, possono essere verso amici su Facebook, se io scrivo troppo su Facebook magari infastidisco quelli che mi hanno come contatto, partner, chiaramente ci sono 3.000 modi nella vita di coppia di rovinare la vita al proprio partner facendo cose involontarie, vicini, compagni di scuola, colleghi, concittadini, come nell'esempio della strada. Quindi possiamo pensare che le esternalità ci configurano come un po' il centro di tutta una serie di persone che in modi diversi e con intensità diverse subiscono continuamente le nostre scelte, subiscono o beneficiano, perché ci sono anche esternalità positive, comunque a cui cambiamo un pochettino la qualità della vita senza volerlo. Allora, come dicevo, le esternalità sono interessantissime per noi economisti. Perché? Perché nel momento in cui la persona va a comprare un panino e il venditore di panini gli vende il panino, stanno facendo esattamente quello che vogliono, non c'è nessun problema da risolvere. Ma nel momento in cui io invece faccio delle attività che generano delle conseguenze che non tengo in considerazione, allora forse c'è modo di migliorare la situazione, per esempio facendomele tenere in considerazione. E sono importantissimi anche per i governi, e infatti le esternalità sono alla base o comunque tra i fattori considerati per tantissime delle attività dei governi e delle leggi. Per esempio, i vaccini obbligatori. Perché i vaccini obbligatori? Certo, se il mio vaccino fa bene anche a me, ma è molto utile anche perché se io sono vaccinato non andrò a contagiare altre persone. E infatti il problema vero di tutta
la propaganda antivaccina adesso non è solo per chi non si vaccina, ma è per chi non potrebbe vaccinarsi, per esempio perché ha problemi di difese immunitarie e subisce il fatto che nella popolazione ci sono altre persone non vaccinate. È un'esternalità importantissima. Limiti alle emissioni inquinanti, come vi ho detto, nel momento in cui guido creo inquinamento che dà fastidio a tutti, e quindi i limiti alle emissioni inquinanti, che siano delle macchine o delle fabbriche, servono a fare in modo che io non danneggi l'aria respirabile di tutti. Regolamentazione finanziaria, qui siamo su un campo completamente diverso, però allo stesso modo uno potrebbe dire lasciamo le banche fare quello che vogliono, se falliscono peggio per loro, peccato che è peggio per loro ma anche per il sistema finanziario ma anche per i cittadini che ci hanno messo i loro risparmi, quindi non possiamo permetterci che le banche facciano quello che vogliono. Limiti di velocità, di nuovo, i limiti di velocità sono uno di quei casi in cui solitamente il costo di andare troppo veloce è zero, fino a che non faccio un incidente, e allora può essere molto alto spesso non solo per me, ma per il malcapitato che ho messo sotto. Quindi di nuovo i limiti di velocità cercano di risolvere un'esternalità, che è il fatto che io potrei guidare troppo veloce senza pensare ai possibili danni per gli altri. Trasporto pubblico, ZTL, sono altri modi di cercare per esempio di risolvere il problema del traffico, dell'inquinamento. E poi accise su beni come sigarette, alcolici, benzina, gioco d'azzardo. Ora, chiaramente dietro a queste accise c'è anche un bisogno banalmente di fare cassa, però il fatto che siano scelti beni con qualche problema di esternalità, perché tutti questi hanno dei problemi non solo per chi li consuma ma anche per i vicini, diciamo, non è un caso. Ho detto che non ci sono solo esternalità negative, per esempio possiamo anche parlare degli incentivi sull'energia rinnovabile, che è una cosa positiva. Se io metto un pannello solare sul tetto mi vengono dati dei soldi per ogni kilowattora che produco. Perché? Perché l'esternalità positiva è che immettendo questa energia che produco nella rete ci sarà meno bisogno di combustibili fossili che invece inquinano. Oppure obbligo scolastico, il fatto che sia obbligato a fare 10 anni di scuola significa non solo che poi magari torna utile a me avere imparato tante cose, ma anche che sono un cittadino migliore nella relazione con gli altri. Ora, come potete vedere, la lista delle esternalità negative, o meglio dei rimedi alle esternalità negative, è lunga. Quella delle esternalità positive è corta. Non solo, si può pensare che in realtà queste due sono un po' l'altra faccia della medaglia di esternalità negative, cioè le energie rinnovabili perché sono buone? Perché ci evitano emissioni inquinanti. E l'obbligo scolastico perché è buono? Perché evita sostanzialmente di avere persone nella società ingestibili, questa è un po' l'idea. Più banalmente, le esternalità negative sono più tipiche, nel senso che è più facile distruggere cose per caso che crearne. È più facile causare danni senza farci apposta che causare benefici. Poi ci sono casi in cui per sbaglio si causa benefici, è benissimo. Però gli economisti di solito si occupano più delle esternalità negative, quindi dei problemi che il nostro comportamento ha per chi è in relazione con noi. Ok, quindi abbiamo detto che finché io pensavo a me che prendevo il panino ero un individuo da solo, che fa le sue scelte come preferisce, spende i soldi come preferisce. Nel momento in cui consideriamo l'esternalità, invece abbiamo un individuo che è circondato da altre persone che subiscono o beneficiano delle sue azioni. Ma tutto questo non è molto nuovo, nel senso che le esternalità, come dicevo, per gli economisti sono importanti e lo sono da decenni. Coase, che è una persona che si è occupata molto del campo, ha vinto un premio Nobel negli anni 90, ma per lavori fatti decenni prima. La novità è considerare che quello che noi vediamo come noi e gli altri intorno è solo una piccola parte di una rete molto più grande in cui ognuno ha intorno tante persone con cui è in contatto. E quindi è pensare che ogni nostra azione non ha effetti solo su quelli accanto a noi, ma potenzialmente su quelli accanto a loro e così via. Alcuni esempi di cosa può essere una rete sociale, quindi una rete appunto di cui fanno per parte persone o organizzazioni di persone. Questa è una rappresentazione di una rete in cui i nodi sono banche e gli archi sono relazioni tra le banche, tipicamente prestiti. Questo è un esempio di una rete in cui i nodi sono settori commerciali, quindi per esempio i produttori di automobili statunitensi o la siderurgia italiana o i produttori di cavolfiori cinesi. È un arco, voi non li vedete ma sono tutti pallini collegati da linee, un arco è un commercio tra due settori.
Questo è un esempio in cui ogni nodo è una pagina web e ogni arco è un link, banalmente un link tra due pagine web. Questo è un esempio di profili Twitter follower followato. Questo è un esempio di squali, nel senso che un gruppo di ricercatori, qui non è propriamente una rete umana, però un gruppo di ricercatori ha studiato un gruppo di squali riuscendo a capire quali passavano più tempo con altri. Allora un arco tra due squali vuol dire che sono amici, si può dire, non lo so, vuol dire che passano del tempo insieme. Questo è una rete in cui i nodi sono attori, e un arco significa che due attori hanno fatto un film insieme. Ci sono reti anche più complicate, questa è una rete tra trader finanziari che fanno delle transazioni tra di loro, questa è una rete tra individui che comunicano tra di loro, una rete tra città, dove un arco vuol dire che c'è stata una migrazione tra una città e l'altra, una rete di giovani, dove sono i giovani di una scuola studiata da un gruppo di psicologi americani, dove un arco vuol dire che due giovani hanno avuto un rapporto sessuale negli ultimi 3 anni. Ci possono essere reti assolutamente molto astratte, questa non è una rete sociale, è una rete di variabili logiche collegate da connettori logici, non vale la pena perderci tempo. E poi c'è la rete che vi ho mostrato prima, che non è altro che una piccolissima parte della rete di Facebook, dove un nodo è un profilo Facebook e un arco è il fatto che due profili sono amici tra di loro. Quindi i tipi di contesti che si possono studiare come reti sono tantissimi, e molti di questi contesti, forse tutti, permettono sostanzialmente di influenzare la vita dei vicini tramite queste esternalità. Non solo, una volta che c'è una rete e che appunto io posso influenzare la vita di qualcuno che la può influenzare di qualcun altro, allora c'è quello che chiamiamo contagio. Prendiamo un esempio facile, supponiamo che esca una nuova app per comunicare, come può essere WhatsApp, Telegram, Signal, ne esce una nuova che per qualche motivo è migliore di quelle precedenti. E supponiamo che io sono già un utente, quindi il bordino blu vuol dire che sono un utente, il mio amico Sheldon è anche lui un utente, ci sono già alcuni altri che sono utenti, il tratteggiato significa siamo amici, d'accordo, ci conosciamo. Allora, per esempio, Penny non è un utente, ma il fatto che io e Sheldon, che siamo suoi amici, lo siamo, farà probabilmente sì che prima o poi anche lei scopre questa app, e il fatto che io la sto usando per lei è un'esternalità positiva, nel senso che a lei non servirebbe nulla usare quell'app da sola. Se però due suoi amici la stanno già usando, allora la possiamo usare per comunicare, e questa è un'esternalità positiva. A sua volta, magari una volta che Penny comincia a usarla, spingerà il suo amico Zack a usarlo anche lui. E quindi questa esternalità si propaga, e questa è l'essenza sostanzialmente del contagio. È un po' la stessa cosa vista diversamente, nel senso che l'esternalità è quando io la guardo in un rapporto a due, e in qualche modo è la conseguenza di una scelta. Ma tutte le scelte che facciamo poi dipendono un po' dal contesto. Il contagio è un contesto che fa sì che le scelte si propaghino, d'accordo? E quindi in una rete si diffondono fenomeni. In questo caso un'app per comunicare, ma il contagio chiaramente è una parola che viene dal lessico medico, quindi il contagio fuori di metafora è il fatto che una malattia si propaga per contatto, rapporti sessuali, dipende dal tipo di malattia. I virus informatici si propagano sulle reti, in particolare si propagano tra computer e computer tramite email, chiavette USB, ci vuole un qualche tipo di relazione. Le tecnologie, l'app è solo un esempio, ma magari io posso comprare un prodotto perché ho saputo dai miei amici che funziona bene, e se no non l'avrei mai saputo, e quindi posso a mia volta dire ai miei amici guardate che funziona bene, e loro lo comprano. Informazioni, moltissima della informazione ormai passa su canali social, come si dice, e quindi è un contagio in cui io dico a una persona hai visto, la persona dice ai suoi amici hai visto, e così l'informazione si diffonde nel bene e nel male. I meme, cioè questi scherzi, diciamo, queste foto, frasi che non avrebbero fatto molto ridere 10 anni fa, e invece oggi diventano virali in una settimana, poi scompaiono, però nel frattempo hanno fatto ridere tanta gente, le foto di gattini, per esempio, gli auguri di buona Pasqua che compaiono sulle chat WhatsApp, di solito di pessimo gusto. Non so quanti di voi tempo fa avrebbero chiamato gli amici per dire un venerdì santo di pace per tutti, grazie ai canali WhatsApp questo è molto semplice. Il contagio non è neanche quello una novità. Questa è una frase
tratta dei promessi sposi. La cosa interessante di Promessi sposi, al capitolo mi pare 32, in cui parla della peste a Milano, è che prima di parlare di Renzo che arriva a Milano e entra di nascosto, c'è tutta una descrizione proprio di come è arrivata la peste a Milano. Una descrizione che è fatta nel 1827, ma è molto moderna, nel senso che dice chiaramente che le autorità si sono mosse male. Se si fossero mosse un po' prima, avessero creduto alle prime informazioni sulla peste nei dintorni, avrebbero potuto evitare il contagio. Poi parla del fatto che ci sono delle regole, per esempio il divieto di entrare in città, che però vengono trasgredite. Renzo, per esempio, riesce a entrare tranquillamente. Quindi non è assolutamente una novità degli ultimi anni il contagio. Gli esseri umani sono sempre stati in rete, che lo sapessero oppure no. Cos'è cambiato negli ultimissimi anni? Primo, siamo più in rete. Nel senso che, come vi dicevo, per esempio Facebook è un modo di inoltrare informazioni che non ha precedenti, nel senso che nessuno ci vietava 20 anni fa di andare a suonare gli amici e dire hai visto questa notizia, hai visto questa notizia, ma semplicemente non lo facevamo, mentre cliccare condividi su Facebook o fare retweet su Twitter è enormemente più facile. Quindi questo è un cambiamento grosso. Un altro cambiamento è che appunto è molto più comodo, nel senso che non solo c'è Facebook, c'è Twitter, ma Facebook è molto più comodo del telefono per alcune cose, per esempio. Un'altra informazione molto importante è che abbiamo più informazioni sulle connessioni. Facebook non ha solo la caratteristica che posso usarlo per comunicare, ma che io posso ricostruire poi una rete dei contatti, d'accordo? Quindi io posso andare a vedere, per esempio, quante persone ho nella mia cerchia di amici, quante persone hanno loro, posso vedere quella rete che in passato potevo solo immaginare. Io sapevo che in passato i miei amici avevano amici, ma non era così ovvio vederlo su un foglio di carta o su uno schermo, poi su uno schermo era impossibile, ma adesso è abbastanza semplice. Su Facebook posso andare a vedere gli amici dei miei amici e ci sono ricercatori che fanno questa cosa sistematicamente riuscendo a fare una mappa delle reti sociali in cui siamo. Per esempio, avrete magari sentito parlare dell'ipotesi dei 6 gradi di separazione. È l'idea che se prendete 2 persone a caso al mondo e prendete un amico di una, poi un suo amico, poi un suo amico, in 6 gradi potete arrivare da chiunque a chiunque. Vero? Falso? Per decenni era così un'ipotesi divertente su cui un po' si ragionava, ma era impossibile trovare dei dati affidabili. Sono stati fatti alcuni esperimenti. Per esempio, un psicologo americano mandava dei pacchetti a caso, più o meno a caso, in giro per gli Stati Uniti e diceva fate arrivare questo pacchetto nel mio ufficio a Boston, ma solo passandolo di volta in volta a persone che conoscete personalmente e cercando di farlo arrivare a Boston prima possibile. E così, siccome erano pacchetti come una busta dentro l'altra, no? Si teneva traccia dei passaggi. Quando queste buste arrivavano a Boston, potevano vedere quanti passaggi erano stati fatti. Erano 6, più di 6, meno di 6. È un esperimento divertentissimo, ma c'erano 2 problemi enormi. Primo, che la gente a volte si stufava e non inoltrava la busta e si perdeva. Secondo, che se anche arrivava una busta che magari aveva fatto 10 passaggi, come è successo, chi ve lo garantiva che quello era davvero il percorso più veloce? Cioè, ognuno andava un po' a caso, diceva, ah, magari ho un amico che vive vicino a Boston, lo mando a lui, ma mica lo sapeva se era veramente lui il nesso più veloce, magari c'era un'altra strada migliore. E ci sono stati esperimenti di questo tipo anche via email, ma non potevano funzionare, cioè, davano un'idea magari, ma non potevano rispondere veramente alla domanda, siamo tutti separati da 6 gradi, perché nessuno sa qual è la via più veloce tra una persona e l'altra. Qual era l'unico modo di risolvere il problema? Era che i ricercatori andassero persona per persona e chiedessero tu, dimmi tutti i tuoi amici, tu, dimmi tutti i tuoi amici. Ma vi rendete conto che questa è una cosa mostruosa che nessuno farebbe mai fino a che non è arrivato Facebook. Facebook è esattamente questo, le persone volontariamente dicono guarda i miei amici sono questi, i miei amici sono questi. Morale della favola, i ricercatori di Facebook hanno mostrato che in media ci sono tra 2 persone qualsiasi su Facebook 3,57 passaggi. Ora, questa è una cosa da prendere con le molle, non tutti sono su Facebook, questa è una media, ma la cosa divertente è che più persone si aggiungono su Facebook, nel senso che questo studio l'hanno rifatto dopo un po' di anni, più questo numero si abbassa, cioè più la rete ha persone più si abbassa. Perché? Perché ogni persona mette tutti i suoi amici, magari se prima tra me e una persona in fondo c'erano 5 passaggi, si è connesso una nuova persona che è amica di tutte e due e sono diventati 2,
Quindi non abbiamo ancora la risposta ufficiale alla domanda ci sono 6 gradi di separazione tra 2 persone per il mondo, ma abbiamo un modo di rispondere che è enormemente più preciso di quello che avremmo mai potuto sognare come ricercatori, ma anche come persone che si fanno domande stupide. E poi abbiamo nuovi metodi e strumenti per analizzare questi dati, nel senso che questi dati sono, per esempio nel caso di Facebook, basi di dati enormi, servono computer moderni per analizzarle, servono anche metodi moderni, perché alcune domande non hanno risposta banale. Un per esempio che ci poniamo spessissimo guardando una rete è: ci sono dei nodi più importanti degli altri? E cosa vuol dire più importanti? Ma uno può dire, bah, conto il numero di amicizie. Sì e no, perché magari sono amico solo di persone che hanno pochi amici e sono un po' al margine della rete. Ah, ci sono invece dei metodi ormai abbastanza standard per studiare queste reti e rispondere alla domanda, questo no, per esempio, questa banca è importante per il sistema finanziario, per esempio. Oppure, per rispondere alla domanda, se io voglio fare pubblicità di un prodotto su Facebook, a chi mi conviene pubblicizzarlo? A una persona con tanti amici? A una persona con tanti amici che hanno tanti amici? Beh, ci sono metodi per cercare di rispondere a queste domande che sono abbastanza recenti, anche solo perché prima non c'erano i dati su cui provare. Tutto questo porta anche maggiori possibilità di sfruttare queste informazioni in modo malevolo. E vedremo vari esempi di questo. Il contagio è già un problema se è involontario. Chiaramente se dietro c'è una volontà di portare danni, è peggio. Vediamo qualche esempio. L'esempio più banale, come vi dicevo, sono le epidemie. E in questo senso le novità degli ultimi, diciamo anche dell'ultimo secolo, ma è una cosa che va accelerando, è la facilità di spostamento, nel senso che oggi gli aerei costano molto meno e ci sono banalmente, fino a un secolo fa l'aereo non era assolutamente una cosa ordinaria, ma sono anche più monitorati, quindi da un lato è più difficile tenere traccia di un contagio perché c'è più movimento e più possibilità di interazione, dall'altro abbiamo degli strumenti migliori. Allora, se confrontiamo un po' l'evoluzione, qui purtroppo si vede malissimo, però la storia è questa. Nel 1910 arriva una nave con a bordo dei malati di peste negli Stati Uniti. Ora, gli Stati Uniti erano immuni dalla peste in quel momento e chiaramente non volevano che si propagasse nel territorio statunitense. Allora cosa succede? Che la nave viene isolata in una isoletta piccolissima che sta al largo di New York, neanche tanto largo, dove vengono quarantenati gli occupanti di questa nave, muoiono in 8, mi pare, e poi gli altri vanno a New York. Ora, 8 è un peccato, mi spiace per loro, ma è pochissimo rispetto al rischio che la peste si propagasse in una città come New York. Ora, questo oggi sarebbe assolutamente impossibile. Perché? Perché quelle persone hanno indovinato, è stato scoperto che quelle persone avevano la peste perché il viaggio dall'Europa a New York ci metteva dei giorni. Allora, uno che si ammalava, prima che arrivasse a New York, si capiva che aveva la peste in quel caso e non lo si faceva approdare. Oggi sarebbe impossibile. Ma oggi abbiamo in cambio un'altra cosa. Abbiamo un tracciato molto accurato di come si spostano le persone. Allora, se da un lato ci abbiamo perso in semplicità, dall'altro abbiamo dei mezzi molto più efficaci per trovare luoghi, persone a rischio. Per cui, per esempio, possiamo capire che se c'è una malattia che parte, poniamo, in Asia, e in certe località dell'Asia, possiamo subito cercare di tracciare tramite le mappe che abbiamo di spostamenti umani dove dovremo andare a diagnosticare, vaccinare, curare. E sono metodi, appunto, in cui per esempio, la domanda che facevo prima, come si fa a dire se è un nodo importante, diventa come si fa a dire se un aeroporto è critico per una certa malattia. Dipende da quante persone ci passano, da quanti altri aeroporti sono collegati e così via. Quindi, nuovi problemi, ma anche nuovi strumenti e nuovi dati. Altro esempio, le fake news. Le fake news non sono una novità assoluta, nel senso che le abbiamo sempre chiamate bufale e ci sono sempre state. La differenza è sempre quella. Oggi è molto facile, molto semplice propagarle, in particolare sulle reti sociali, o anche solo su internet. C'è dietro chiaramente spesso un interesse piuttosto grosso a propagare alcune fake news. Alcune magari si propagano solo, non so, perché la gente non ha di meglio da fare che inventarsi complotti sui vaccini o sulla terra piatta. Però a volte invece ci sono dietro interessi specifici. Per esempio è
assolutamente assodato che dietro alla vittoria di Trump e dietro alla vittoria della Brexit ci sono stati, i social network hanno giocato un ruolo importante, è abbastanza chiaro, anche se non ancora dimostrato, che in particolare alcune strategie, per esempio, di alcuni hacker russi hanno avuto un effetto. E per la cronaca, sappiamo che Cambridge Analytica, che è finta su tutti i giornali qualche giorno fa, sostanzialmente per avere portato Zuckerberg a chiedere scusa nel congresso statunitense per lesione della privacy, sappiamo che ha lavorato per un partito italiano, non sappiamo quale. Quindi un partito italiano ha beneficiato dei servizi di un'azienda che illegalmente analizzava i nostri profili per farci, per esempio, arrivare notizie tendenziose, non sappiamo e forse non sapremo mai quale. Come si risolve questo? Si risolve capendo che le piattaforme non sono solo piattaforme, nel senso che per anni Facebook ha sostanzialmente detto: noi diamo un servizio tecnico, i contenuti li mettono gli utenti, non è responsabilità nostra, fa parte della loro libertà mettere contenuti, condividerli, caricare quello che vogliono. Adesso comincia la situazione a essere diversa, cioè è abbastanza evidente che quando si controlla una piattaforma che ha un tale peso politico, si ha anche delle responsabilità, che non sono le stesse responsabilità di quello che vi mette l'internet a casa, non è lo stesso tipo di servizio tecnico, c'è una responsabilità precisa, per esempio, e infatti adesso si stanno un po' attivando, adesso su Facebook ad esempio, di aiutare le persone a filtrare le notizie che sono bufale, a non cadere nei tranelli, oppure banalmente a impedire alle persone di registrare migliaia di profili fasulli con cui cercare di alterare la percezione delle notizie. Ma la responsabilità non è solo quella delle piattaforme, nel senso che dobbiamo anche entrare nell'ottica che fare share e retweet di un contenuto non è totalmente innocuo, nel senso che è un'operazione che ha un effetto su quello che i nostri vicini leggono, può avere un effetto su quello che i vicini dei nostri vicini leggono. Di nuovo, le catene di Sant'Antonio sono sempre esistite, ma una volta erano meno importanti ed era più facile rispondere a chi ti inviava un'email bufala, guarda, è una bufala. Oggi probabilmente ne vediamo tante nella bacheca di Facebook durante una giornata e non è che ci mettiamo sistematicamente a rispondere, guarda che una bufala, guarda che una bufala. Qualcuno lo fa, qualcuno no. Ma è fondamentale capire che nel momento in cui inoltriamo questi contenuti, magari pensando magari giusto, magari no, giudicheranno loro, abbiamo una responsabilità precisa, cioè magari quella notizia che è una bufala non l'avrebbero mai conosciuta e poi una parte di loro ci crederà magari perché non ha il tempo di verificare gli strumenti critici per verificare. Altra cosa, si è sempre considerato che su internet tutto sommato l'anonimato fosse bello perché permetteva a chiunque di esprimere le proprie opinioni senza aver paura di ritorsioni, di figuracce. E in un certo senso è verissimo, nel senso che internet, per esempio, ha un ruolo importantissimo nei paesi in cui vige una censura che impedisce la libera espressione. Però, per esempio, nel momento in cui un account di un certo Melvin Reddick si scopre che ha avuto un ruolo insistente nella campagna per Trump, si scopre essere completamente inventato, e si scopre che la foto di profilo che aveva era di un ignaro brasiliano, che non c'entrava assolutamente nulla con la campagna americana, no, questo non è un reato, però è un problema su larga scala ed è un problema di cui bisogna farsi carico, nel senso che in realtà questo è un caso particolare e divertente perché poi questo brasiliano ha detto la foto è mia, ma questa cosa è stata ripetuta migliaia di volte, nel senso che migliaia di account fasulli sono stati utilizzati per influenzare la percezione delle persone riguardo alle informazioni. Un terzo esempio, un po' forse più lontano dalla nostra quotidianità, ma solo nel senso che è nascosto, non nel senso che non ci riguardi. Il sistema finanziario è molto interconnesso, oggi enormemente più di, poniamo, un secolo fa. Di nuovo, le banche non sono una novità. La novità è la facilità con cui banche, da una parte e dall'altra della terra, fanno scambi, fanno affari, fanno contratti. Non solo, questo è uno di quei casi in cui il contagio, e in questo caso particolare il contagio, la cosa che si contagia è il rischio, cioè il fatto che se io fallisco faccio fallire anche tutto il sistema, a volte si propaga volontariamente, nel senso che spesso l'investitore vuole prendere dei rischi che magari la legge gli vieterebbe, ma che riesce a prendere un po' di nascosto scaricandoli, per esempio, su altre entità. Con l'aggravante che se io non so quanto rischio ho, cioè prendiamo il caso dell'Ebola,
se la prendo sto male, se non la prendo non sto male. Finanza, se fallisco sto male, se non so se fallisco praticamente già sto fallendo, nel senso se le persone non hanno fiducia nella mia capacità di continuare a operare, praticamente sono già rovinato. E quindi non solo c'è il contagio del fallimento, ma c'è il contagio della paura del fallimento, che fa sì che se fallisce una banca importante, tutto il sistema finanziario subito si chiede e qual è la prossima? E c'è un effetto appunto sistemico, come si dice. Quindi qui quali sono le... E poi le crisi finanziarie ovviamente uno potrebbe dire vabbè affari loro, no, perché chiaramente l'economia reale fatta di persone che acquistano industrie e servizi ne subisce ovviamente come è successo. Allora qui le soluzioni sono la necessità di regole coordinate, che è una cosa che manca tantissimo, nel senso che in Europa si sta cominciando a armonizzare la regolamentazione finanziaria, ma l'Europa è un pezzo ormai di una rete che è unica e le banche europee trattano con banche di tutto il mondo. Ci vuole la necessità di centralizzare informazioni. È sbalorditivo quanto poco i ricercatori sanno di come è distribuito il sistema finanziario, ma non per chissà che cattiveria, perché le informazioni in finanza sono preziose. Allora se non c'è un'organizzazione coordinata che dice abbiamo bisogno di sapere ogni banca che tipo di rischi sta correndo con le altre banche, queste informazioni non vengono raccolte semplicemente. Poi ovviamente ci sono specifici meccanismi che bisognerebbe neutralizzare, come le scatole cinesi, cioè quando facciamo una serie di aziende sostanzialmente vuote per far perdere le tracce di un certo investimento, per esempio, oppure paradisi fiscali, che vogliono dire io faccio delle operazioni in paesi del mondo in cui la regolamentazione è praticamente inesistente e nessuno verrà mai a sapere cosa faccio. In particolare non lo verrà a sapere il mio Stato, che magari invece ha leggi un po' più sagge. Per esempio, si è parlato tanto di Panama Papers, d'accordo? I Panama Papers, correttamente, è stato detto, non sono per forza sintomo di reato. Cioè, il fatto che una persona ha un conto a Panama non vuol dire che sia un evasore, può voler dire che magari era una persona che ha portato di nascosto dei soldi, però magari li ha fatti rientrare con uno scudo fiscale, quindi lui è in regola, verissimo. Ma sono chiaramente un problema, perché sono chiaramente il sintomo del fatto che per eludere la legge italiana si sposta i capitali all'estero. E di nuovo, questo è un problema perché quelle persone stanno rubando. Ma è un problema anche perché tutti quegli spostamenti di denaro non sono controllati dagli uffici della Banca Centrale Europea che si preoccupano di evitare crisi finanziarie. E come fai a controllare una rete in cui controlli solo fino a qua e non sai come sono connessi? Il contagio non guarda le barriere tra stati. Allora anche la regolamentazione dovrebbe essere unica. Allora, ogni volta che c'è un problema e se lo si vuole risolvere bisogna capire di chi è la colpa. Prendiamo l'esempio delle fake news. Di chi è la colpa di una fake news che magari spinge 270 milioni, spinge gli americani a votare Trump e a far vincere un'elezione a una persona che veniva anche all'inizio considerata, veniva considerato difficile che venisse eletta? Beh, allora, fingere un'identità inesistente non è un reato. Cioè, non posso andare in prigione solo perché ho creato un account con un nome fasullo in cui magari pretendevo di essere americano e invece ero un hacker russo. Non è un reato, punto e basta. Scrivere un articolo falso non è un reato. Certo, c'è la diffamazione, se io sto dicendo delle cose false e diffamanti su una persona, sì, per quello c'è una legge, ma in generale nessuno mi vieta di scrivere cose false. È la libertà di espressione. Condividerlo, men che meno. Figuriamoci se faccio un reato nel momento in cui clicco share su una cosa che qualcun altro ha scritto e magari io non so neanche se è vera o falsa. Leggerlo, figuriamoci, siamo liberissimi di leggere qualsiasi cosa, in particolare se una fake news non è colpa nostra. Però tutto questo ha un danno. Tutto questo ha un danno perché se le persone hanno votato in base a informazioni falsificate, questo è un danno grosso per la collettività. E questo riguarda anche le crisi finanziarie, riguarda anche le epidemie, riguarda tutti quei casi in cui magari il ruolo del singolo è piccolo e non è penalmente rilevante, ma moltiplicato per tutte le persone che sono in rete è un problema grosso per la collettività.
Ora, qual è il problema? Che il diritto, ora qui entriamo in un campo di cui io non sono specialista, tant'è che sto scrivendo questo libro con una mia collega invece che si occupa di diritto, però semplificando enormemente, il diritto le leggi sono un insieme di diritti e doveri individuali, in cui l'idea è che io rispondo di quello che faccio io, non rispondo di quello che fanno gli altri intorno a me. Quindi colpa, pena, obblighi dipendono dalle proprie azioni, condizioni. Non potrò mai andare in carcere perché qualcun altro ha ucciso, semplicemente. Quindi non è colpa mia se la gente legge e condivide i miei post, in particolare non è colpa mia se crede in quello che c'è scritto, anche se è falso. Non è colpa di Lehman Brothers, che è la prima grande banca di investimento che è fallita e ha fatto scattare la crisi finanziaria, se c'è stata una crisi finanziaria, nel senso che loro sono responsabili magari di chi aveva messo i soldi nei loro conti, ma finisce lì, non è colpa loro se gli altri sono falliti di conseguenza. Questa è un po' la visione tipica del diritto. Quello che serve è una visione più di rete, in cui se la mia azione comporta delle cause, delle conseguenze nefaste, è un problema. E posizioni diverse nella rete danno responsabilità diverse, cioè se io scrivo un articolo falso e non legge nessuno, è diverso dalla situazione in cui io invece sono una persona che ha migliaia di follower e scrivo un articolo falso. C'è una responsabilità completamente diversa. E stiamo facendo la stessa azione, ma le conseguenze sono completamente diverse e quindi siamo tenuti a comportarci in modo diverso perché possiamo avere conseguenze diverse. E allo stesso modo una banca che è cruciale per il sistema non può permettersi di fare le leggerezze che magari una piccola banca di provincia può fare, perché male che vada ci perde soltanto quella banca. Una parte fondamentale di questo cambio di paradigma è che ci vuole informazione. I governanti, quelli che fanno le leggi e quelli che le fanno rispettare, devono poter sapere come sono fatte queste reti, che sia la rete del contatto tra le persone, che sia la rete delle relazioni tra banche finanziarie, che sia la rete di Facebook o Twitter. E infine bisogna anche prepararsi al fatto che le cose possono cambiare, nel senso lo stesso articolo che scrivevo magari 10 anni fa, in cui dicevo, poniamo, che Obama non è veramente americano, che era una delle cavolate che girava, che non è veramente statunitense, magari 10 anni fa veramente non era dannoso, ma nel momento, scusate, 10 anni fa in realtà sono passati, allora prendiamo un esempio diverso, non so, una fake news sulla Clinton durante le elezioni di Trump, oppure no, un bel esempio sono le cifre completamente sballate che erano state date riguardo a Brexit, prima di Brexit, cioè si dice gli inglesi avevano ricevuto un messaggio che con Brexit si sarebbe risparmiato 300 milioni di sterline per non mi ricordo più cosa, ed era proprio falso, nel senso che a posteriori hanno chiesto scusa a quelli dell'UKIP perché dicevano è vero, questa è una notizia falsa. Ah, quella notizia magari 10 anni fa non causava alcun effetto e poteva essere una delle tante cavolate che si scrivono su internet. È chiaro che nel momento della votazione per Brexit ha avuto un ruolo fondamentale, allora lì cambia la responsabilità per uno stesso atto, perché in un caso è irrilevante, in un altro caso può alterare molto appunto una decisione importante come lasciare o meno l'Unione Europea. Ho concluso, il libro non c'è ancora, però se volete approfondire questo sarà il titolo, e dovrebbe essere finito dopo l'estate, spero prima dell'estate dopo, e a questo punto c'è tempo per domande. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Magari comincio io, così. Prego. Mi è sembrato molto interessante, il discorso sulle fake news. Volevo sapere da parte sua in che maniera ci possiamo difendere da questo elemento che attualmente, diciamo, diventa sempre più rilevante, nel senso era un problema che paradossalmente fino a un paio d'anni fa, forse qualcosina di più, non ritenevamo importante, invece diventa sempre più importante anche in considerazione del fatto che spesso rimbalzano da parte di siti o altri appunto posti dove effettivamente rimbalzo rispetto ai soggetti, agli utenti, diventa veramente importante. Sì, allora secondo me ci sono vari livelli. Il primo livello è ricordarsi che siamo in quella rete là, in cui circolano tante cose, e quindi essere
scettici, semplicemente. Cioè, quando si vede il titolo clamoroso, la prima reazione deve essere: non so mica se è vero. La cosa buona è che in realtà, cioè, il problema grosso dei social network è che si forma quelle che si dicono le bolle informative. Cioè, io tendo a leggere le cose che mi passano i miei amici, loro tengono a leggere le cose che passo io, c'è tutto un ricircolo e tendiamo poi a darci ragione a vicenda. Il trucco è uscire da queste bolle, nel senso che non esistono, abbiamo molta disponibilità di fonti di informazioni ed è abbastanza facile capire se una fake news è una fake news. Il livello base quindi è dire: fammi verificare su una fonte un po' più attendibile. Ora, questo non vuol dire che poniamo i giornali importanti, quelli che vengono detti canali ufficiali, abbiano sempre perfettamente ragione. Però, diciamo, nel momento in cui vedo un sito nato l'altro ieri che mi dice che i vaccini fanno male e invece Repubblica che mi dice fanno bene, perlomeno non inoltro l'informazione che i vaccini fanno male. E poi cerco fonti autorevoli. Le fonti autorevoli ci sono. Nel caso dei vaccini sono gli scienziati sostanzialmente. Ovviamente il problema è proprio di un atteggiamento psicologico, nel senso che è chiaro che io posso sempre pensare: ma si sono messi tutti d'accordo e mi stanno prendendo tutti in giro. E non è che si può andare da uno a dirgli: guarda che gli scienziati dicono che i vaccini fanno bene, e lui dice sì, ma non credo a nessuno scienziato. Bisogna dirgli allora non credere neanche a quelli che ti dicono che fanno male. Però purtroppo insegnare alle persone quali sono le fonti affidabili non è facile. Però, diciamo, tranne se non si ha proprio questa innata mania per il complottismo, non è difficile trovare fonti attendibili invece. Si tratta solo di fare quei 3 secondi di ricerca in più, magari su Google, invece che nella propria rete di contatti. Il passo successivo è poi, quando il proprio amico dice ci sono le scie chimiche, la terra è piatta e i vaccini fanno male, dirgli: no, guarda, ti sbagli, e ti sbagli non perché sono dell'altro partito, ma perché io mi sono informato con fonti attendibili e tu no. Non è sempre facile da fare, però è una battaglia che vale la pena. Ora, io poi ho parlato di classici del complottismo, no? Come i vaccini insomma, le relazioni con l'autismo, che sono bufale. Però ogni giorno abbiamo fake news che magari sono meno famose, magari non c'è tutta l'informazione che c'è su queste, e però c'è comunque bisogno di smontare, perché sono delle bufale. E ogni giorno siamo chiamati a prendere quei 5 secondi per capire se è una cavolata oppure no. Beh, qualche altra domanda? È una bella domanda, perché io non ho neanche un account Facebook in realtà. Allora, io direi che forse non è quello che va in mente, ma la prima conseguenza è che cambiamo comunque completamente il nostro equilibrio, nel senso che le relazioni sociali come esseri umani ci attraggono e non c'è modo di passare. Non siamo proprio di solito capaci di dire: vabbè, io scrivo su Facebook ma non mi interessa, scrivo la mattina 5 minuti, poi però il resto della giornata lascio perdere. No, se io scrivo poi vado a vedere chi ha commentato, chi ha fatto like, vado a vedere chi ha condiviso, e non c'è rimedio, nel senso che se no non lo faremo neanche se non fossimo attratti da questa relazione sociale. Ora, i nuovi canali di comunicazione ci permettono di comunicare molto di più, e questo è spesso comodo, per esempio se abbiamo amici lontani con cui non riusciamo a vederci fisicamente. Ma possono essere una trappola, nel semplice fatto che più sostituiamo relazioni reali con relazioni, non dico finte, nel senso che una relazione su Facebook può essere molto sincera, però sistematicamente spostare le relazioni su uno schermo in cui poi c'è molta confusione perché abbiamo tutti i contatti, è alienante semplicemente. Si può essere più o meno bravi a gestirlo, ma è pericoloso. Cioè, io lo vedo per esempio con i mezzi che uso io, c'è un po' la tendenza a controllare continuamente, non sto dicendo nulla che non sappiate, però questo è pericoloso perché ruba tempo a un'interazione umana che è banalmente più ricca. Poi, vabbè, ovviamente oltre a questo proprio
atteggiamento, diciamo, verso la tecnologia, ci sono poi rischi più classici di mettere informazioni che non volevamo mettere in circolo. C'era una trasmissione, mi sembra svedese o comunque di qualche paese scandinavo, che aveva fatto questo esperimento divertentissimo. C'era una tenda in mezzo a una piazza e una alla volta si poteva entrare in questa tenda dove c'era un mago con la sua sfera di cristallo. E questo mago faceva sedere, forse chiedeva nome e cognome, e poi cominciava a dire, per esempio, io vedo che tua moglie ha un tatuaggio, vedo che hai comprato una bella motocicletta, ai tuoi amici piace. E andava avanti così, e le persone erano allibite, fino a che non cadeva un telo e vedeva che c'erano 5 persone che avevano passato tutto quel tempo a fare ricerche sui suoi profili. E uno può dire, vabbè, lo so, quelle persone erano piuttosto stupite da quello che si trovava su di loro. E banalmente, per esempio, quando si cerca un lavoro, ormai è abbastanza ovvio che il datore di lavoro andrà a controllare il proprio profilo Facebook, andrà a controllare le foto che abbiamo postato negli anni. Cioè, c'è una facilità di condividere dettagli sulla propria vita e di condividerli in un modo che rimane nel tempo, che a cui non siamo abituati e che è da considerare molto quando condividiamo qualsiasi cosa. Cioè, lì non è neanche proprio la tecnologia a distanza, è proprio il fatto che la platea potenziale di quelli che vedono è una cosa a cui non siamo assolutamente abituati. Noi siamo abituati a spettegolare sull'uscio di casa, abituati, magari più le nostre nonne di noi, però come società siamo abituati a chiacchierare per strada le più del meno. Non siamo abituati che ogni volta che chiacchieriamo con una persona ce ne sono altre 1000 che stanno leggendo. E non ci abitueremo mai, secondo me. Si tratta solo di essere attenti, e sempre attenti. Mi sembra molto interessante. Sì. Secondo me non ci abitueremo mai al fatto che nel momento in cui io, per esempio, faccio un commento a un post di un amico, in realtà non sto parlando all'amico, sto parlando a 1500 persone, poniamo. E sto parlando a 1500 persone più tutte quelle che leggeranno magari negli anni a venire. Io scrivo, ciao Carlo, volevo dirti che hai ragione, e in realtà sto dicendo ciao 1500 persone, volevo dirvi e scrivere qui dove rimarrà per sempre che hai ragione. E non siamo semplicemente abituati, perché noi siamo abituati a parlare con una persona e sente quella persona e basta. Quindi secondo me non c'è modo di viversela naturalmente, c'è modo di dirglielo con un altro canale, semplicemente. Secondo me ci sarà una presa di coscienza, secondo me c'è già un po' una presa di coscienza più forte sul. Non sono social per nulla, assolutamente. A volte mi viene un po' rimproverata questa cosa. Ma più si vede il giornale, anche per il lavoro. E io più passo il tempo e meno ho desiderio di partecipare ai social, a questo mondo che trovo estremamente alienato. Sì, poi allora. Allora mi chiedo quanto realmente nel lavoro possa esserci, perché adesso si propone tutto quanto tramite social. Sì. Quanto realmente ci può essere un ritorno, allora, da un punto di vista professionale, da un punto di vista di aggregazione sociale? Secondo me, allora, la risposta su quanto è utile per il lavoro essere nei social dipende molto dal lavoro. Per esempio, banalmente, tanti miei colleghi hanno LinkedIn, ma io sono convinto che nel mio ambiente non serva nulla. In altri ambienti magari però serve. Se sono una persona che vende prodotti, poniamo, di artigianato, Facebook può farmi comodo per conoscerli. Il punto è che ogni volta che li uso devo sapere quello che sto facendo e magari non ne ho bisogno, però se ne ho bisogno devo usarli con attenzione. Quindi magari metterò i miei prodotti, non metterò cose che non vorrei mostrare alla platea, potenzialmente a tutti. È difficile dire quanto serve per il lavoro, perché dipende dal lavoro. Io vivo benissimo senza Facebook e senza LinkedIn, non voglio farne una regola, magari ci sono persone che per lavoro ne hanno davvero bisogno, però anche quelle persone possono usarlo con attenzione. Non ci sarà mai, secondo me, il nativo digitale che dice, ah sì, chiaro che mi leggono i 1500, è sempre una cosa a cui tendiamo a non pensare. Altre domande? Qualcuno? Ma comunque, tornando sull'argomento, la leggerezza con cui
molti soggetti postano video su WhatsApp o commentano magari nei confronti di politici in maniera assolutamente superficiale, testimonia che questa presa di posizione e di coscienza non è ancora diffusa. No, certamente quello non è abbastanza. Che diceva lei. E infatti poi appunto le piattaforme come Facebook si stanno ponendo il problema di come aiutare le persone a essere critiche. Per esempio, permettendoti di dire questa è una fake news e che quella non venga più proposta. Si stanno occupando molto in ritardo, ma si stanno occupando, perché evidentemente finora pensavano che sarebbe funzionato tutto magicamente, invece adesso ci si rende conto che è un problema. Posso fare un'altra domanda al volo? Per me? Io non so, adesso mi viene molto da pensare all'Instagram, no? E il fatto che ci sia la possibilità di mettere delle storie che tutti pensano tanto dopo 24 ore se ne vanno, però potenzialmente adesso con gli iPhone soprattutto è possibile prendere anche la registrazione dello schermo del telefono stesso. Sì, sì. No, quando si parla di violazione comunque di materiale dell'altro oppure no? No, io credo che non. Allora, c'è adesso il cosiddetto diritto all'oblio, per cui io posso chiedere che dei contenuti che mi riguardano vengano tolti, per esempio, da Google o da siti internet, ma non potrei mai obbligare una persona a cancellare dal suo cellulare uno screenshot che ha fatto. Ed è anche assurdo, nel senso che quella persona l'ha visto. Nel momento, ora, no, chiaramente ci sono eccezioni, chiaramente, per esempio, nel caso di video pornografici in cui compaiono minori, arriva la magistratura e dice cancellate tutti, ma la norma è che quando condividi un contenuto è condiviso. Episodi accaduti purtroppo. Sì, 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 chiaramente no, è sacrosanto che dove per certi reati, altro che se si cancella, ma non è questa la norma. La norma è che se metti una cosa su Instagram l'ha vista chiunque. E in alcuni casi è facilissimo scaricare il post, in alcuni ti devi un po' ingegnare, ma comunque qualsiasi canale quando condividi hai condiviso. Infatti io trovo molto ipocriti sistemi tipo Snapchat, tipo le storie di Instagram, ma tipo anche gli status su WhatsApp che hanno durata finita. Non c'è durata finita, se va nel digitale e viene condiviso è condiviso. Niente. Ma tutte queste fotografie che mettono i bambini, ma non è anche questa una violazione, visto che io sto pubblicando foto di minorenni e posso pubblicare foto di minorenni a volte anche forse fatto in maniera spontanea, senza mettere fulci eccetera, però comunque a volte possono dare da pensare. E perché, io mi chiedo, perché non c'è questa legge che vieta il portare su Facebook immagini di bambini, immagini di ragazzi minorenni? Allora, io credo che la legge... Ma quando i bambini hanno 3 anni... Certo, non sono coscienti loro. Allora, credo che la legge non... Diciamo, se ci fosse una legge, la legge direbbe non possono farlo senza il permesso dei genitori. E spesso sono i genitori che caricano le foto. Non... Bah, sì, anche qui diciamo non c'è ancora una generazione che a 25 anni scopre che la sua foto in pannolino è su Facebook. Scopriremo come la reazione, ma il problema c'è chiaramente, nel senso che... Perché mia cugina ha pubblicato Alessandro, insomma mio figlio... Aspetta che vado a cercare. No. Ha avuto il primo episodio di epilessia. Ecco. Ecco. Io mi chiedo, ma se io fossi il bambino tra 20 anni e venissi a sapere che tu hai pubblicato che io ho avuto l'epilessia, che io sono epilettico, cioè per me questa è stata una cosa che io sono rimasta quasi al... Sì, sì. No, e credo sia il tipico caso in cui se lei avesse riflettuto a... Cioè, anche... di una notizia così personale, così intima nei confronti di tuo figlio, secondo me quello può essere... Certo, no, no. Comunque, intervenendo sull'argomento,
non è possibile postare foto di minorenni. È anche vero che in Italia purtroppo, se nessuno poi fa presente che la diffusione dell'immagine non è consentita, nessuno dice niente. Ma ad esempio nelle scuole, quando si fanno foto di minorenni oppure si chiedono delle espresse autorizzazioni da parte dei genitori. Poi purtroppo la cosa è talmente diffusa che è assolutamente impossibile che qualcuno tuteli l'immagine minorenne pubblicata, perché poi spesso sono anche i genitori. Però in linea non teorica, sostanziale, se qualcuno facesse un'espressione al favore di mio figlio minorenne che è stata pubblicata senza la mia autorizzazione, avrebbe un supporto legale. Certo, di questo è oggettivamente così. Sì, sì, tranne se sono i genitori, assolutamente. Sì, sì, ma lì rientra nel problema che siamo abituati a pensare: mando la foto, mando, non so, il messaggio a mia cugina, e poi c'è mia cugina e 1500 altre persone. E siamo veramente molto impreparati su questa cosa come educazione personale. Certo, assolutamente. L'osservazione potrebbe essere banale, non sono competente in questo settore, ma lo vedo come un problema insolubile, perché nel senso che questi mezzi di informazione hanno ampliato un difetto che umano, il difetto della chiacchiera. Cioè io, c'è un'informazione mentale che porta a pensare a Heidegger, il mondo del man praticamente. Questa condivisione che ormai, cioè non è, che ha ampliato in una maniera talmente enorme che non si può più fermare in sì, vabbè, può tornare sempre alla cultura, come dice lei, sempre a informazione sempre più peculiare. Però sembra che comunque questo non abbia nessun tipo di effetto, sia un processo comunque abbastanza irreversibile sotto questo punto di vista qua. Cioè, parlo... Allora, vabbè, la chiacchiera, poniamo, sì, gli uomini hanno, l'essere umano ha sempre amato il pettegolezzo, e allo stesso tempo è sempre stato un po' allerta del fatto che una vita di pettegolezzi alla fine è brutta, nel senso lo stereotipo delle vecchiette di paese che stanno sempre a sparlare non è un bello stereotipo. Quindi non dico che si risolva, però si può essere più o meno preparati al fatto che certi comportamenti non vanno bene. E mentre appunto tutti sappiamo che non è una bella vita quella fatta spiando dalle imposte, non tutti siamo abituati a pensare che non è una bella vita quella sparata sulle pagine di Facebook e Instagram. Quindi sicuramente il problema non si risolve, ma si può essere più o meno educati a questa cosa. Sarebbe abbastanza interessante fare una ricerca se nel 68 saremmo già stati a questo livello qua, cosa poteva succedere. Cioè, voglio dire, sarebbe stato interessante sapere questa cosa qua. Sì. Lo poniamo in un testo lì. Sì, sì, i cambiamenti sociali sono stati così grandi riguardo ai canali sociali che sì, fossero arrivati, cioè stanno cambiando la storia e l'avrebbero cambiata. Sì, perché si parla, cioè, la chiacchiera, per dire la chiacchiera, ci sono cose molto più entrate, molto più incisive, che probabilmente non penso io, perché poi in età non può interessarmi sì o no, però voglio dire. A voi sì, sì, ci sono. Che sono effetti saranno prevedibili. Assolutamente, sì, sì. Sì, sì, e ci vuole educazione generale della società e in particolare di chi si affaccia per la prima volta, quindi giovani che di solito hanno pochissimi anticorpi. E di nuovo, i problemi ci sono sempre stati, ma quando c'è un pericolo più grande bisogna essere più preparati come società. Hanno l'abitudine di pensare a livello culturale delle basi, non so, fra virgolette umanistiche o così, cioè sono impegnati così a livello proprio. Sì, sì, ma oltre al, cioè basta veramente un po' di scetticismo. Cioè, se io ti dico separando 1500 persone, poi la maggior parte delle persone ci pensa un po' di più. Però nessuno lo dice questo, dice solo condividi. Grazie. Va bene.